Ma per amare le piante e gli animali e imparare a rispettarli, bisogna prima conoscerli. Per questo a Pistoia è sorto un giardino zoologico. È sorto proprio a due passi dalle foreste di Campolino, del Teso e dell'Acquerino. Uno zoo alla portata di tutti, realizzato da un commerciante cacciatore che da tempo ha appeso il fucile al chiodo. In una collina trasformata in parco vivono, uno accanto all'altro, leoni e giraffe, leopardi e cigni, foche e avvoltoi, orsi e daini. In tutto 2000 animali esotici, feroci e no, di ogni continente. Certi esemplari sembrano usciti dalla fantasia di Walt Disney. Ce ne sono di introvabili, lo zoo li ha salvati dallo sterminio degli uomini. È una specie di arca di Noè tra il verde di migliaia di alberi. Tutti sembrano a casa loro, ha scritto un giornalista, ed è vero. Ci sono nel parco impianti ad aria condizionata. Gli orsi hanno il freddo e i serpenti il caldo. L'obiettivo è stato raggiunto. In poco più di un anno, oltre 500.000 persone hanno potuto apprezzare animali di cui ignoravano perfino l'esistenza. Scolaresche intere invadono ogni giorno la collina vivente. Incomincia da queste visite la rieducazione al recupero della natura. Lo zoo di Pistoia strizza l'occhio alle foreste dell'Abetone, o meglio, è l'anticamera delle grandi foreste dell'Appennino tosco-emiliano. Ed è anche un buon affare per il turismo della provincia più verde d'Italia.